Allora, eravamo più o meno qua. Allora, l'angolo cos'è? È la lunghezza di quell'arco. Questo è un cerchio di raggio 1. L'angolo è 0 quando il punto è qui. Gli angoli positivi sono misurati in senso antiorario. Quindi quando il punto è qui, l'angolo sarà la lunghezza dell'arco, eccetera. Quando il punto è qui, sarà l'angolo... Mi sono spiegato? Se il punto è qui, la lunghezza d'arco, l'arco è questo qua. Okay. Gli angoli sono positivi, misurati in senso orario, tanto orario. Occasionalmente può avere utilità a parlare di angoli negativi. Allora, questo punto qui, con la convenzione positiva, l'angolo è la lunghezza di questo arco qua. Ma potreste dire, beh, posso anche dire dov'è questo punto, in maniera non ambigua, girando in senso orario. Quindi avrei la lunghezza di questo arco e si parla di angoli negativi, d'accordo? Va bene? Quindi questo qui è un angolo negativo, si misura questo arco qua. Oppure, come faremo quasi sempre, useremo angoli positivi. Questo punto sta a questo angolo. D'accordo? Dov'è lo zero? Dov'è l'angolo zero? Questo è all'angolo pi greco radianti, un angolo giro con 2 pi greco radianti. Un radiante dov'è? Dov'è un radiante? Allora deve fare uso della sua formuletta, che se io voglio ragionare in termini di un angolo, un radiante è quando l'arco è esattamente uguale al raggio. Quindi dovete prendere il vostro nastro, il vostro spago di lunghezza 1 e disporlo lungo il cerchio finché non trovate dove si ferma, dove potrebbe essere qua, è plausibile? Più o meno qua, sarà 57 qualcosa, quindi la formula, 57 gradi o qualcosa, quindi la formula da ricordare, se volete ragionare in termini di radianti o di gradi, devo dire o è questa o è questa. Quindi un grado quant'è? Cioè quanti radianti sono? Cioè un radiante cos'è? Questo sono radianti. Quindi un radiante è uguale a 180 gradi diviso. Okay? Tirate fuori la calcolatrice e fatela. E 57 qualcosa gradi. Va bene? Cose semplici. Purtroppo ho sporcato il disegno, maledizione. Vabbè. Ok, prima definizione, tangente dell'angolo. Allora, guardate il luogo di punti x uguale a 1, che è quella retta che schizza su da questo punto qua. Il punto sul cerchio è questo. La sua posizione sul cerchio è determinata in maniera non ambigua se specificato l'angolo, se specificate l'angolo. Prendete una semiretta che nasce dall'origine, passa per il punto e continuate a tracciarlo. Guardate dove interseca la retta x uguale a 1 e prendete nota. Guardate questo punto qua. Vogliamo, facciamo in qualche colore... in giallo. Che coordinate ha questo punto? Questo punto qua ha coordinate 1 e ha una coordinata y che è l'altezza di questa di questo segmento, di questa quota qua. Questa è la coordinata y di questo punto, nel senso cartesiano ortogonale del termine. Quella coordinata y di questo punto, per definizione, è la tangente dell'angolo. Ok? Questa definizione di tangente è la coordinata y di quel punto, che è l'intersezione della semiretta che nasce nell'origine del cerchio, passa per il punto che è all'angolo teta
e se ne va per l'infinito, intersecando appunto la retta x uguale y. A questo punto la coordinata y è questo, cioè la coordinata di tangente di teta è questo segmento qua, è la lunghezza di questo segmento qua. D'accordo? Altre due definizioni, coseno e seno. Questo punto blu, il punto sul cerchio, dov'è il gesso blu? Pensavo di avere un frammento più piccolo che parte. Questo punto blu ha coordinate x e y, e quelle x e y sono tali da garantire che il punto sia sul cerchio, x quadro più y quadro uguale 1. Le definizioni di coseno e seno sono questo, che il coseno dell'angolo, questo teta qua, è la coordinata x del punto, e il seno dell'angolo è la coordinata y del punto. Quindi la coordinata x di questo punto chi è geometricamente? Che colore uso? Vabbè, uso il blu, è questo segmento qua. E la coordinata y cos'è? È l'altezza di questo segmento qua. Ok? Quindi questo qui è il coseno di teta, questo qui è il seno di teta, e questo qui è la tangente di teta. Queste sono le definizioni che voi dovete padroneggiare. La maggior parte di voi sosterrà di sapere già queste cose. Poi è facile sostenere una cosa ed è un po' più impegnativo dimostrare di sapere una cosa, no? Quindi se le sapete usare, allora uno le sa. Se non le sapete usare o solo lo sapete solo ripetere un po' a pappagallo, non è la stessa cosa. Guardate i due triangoli, sono due triangoli simili qua. Uno è questo triangolo qua, non ho il mio bastone, o sì. No, non ce l'ho. C'ho un'asticella a telescopio. Questo triangolo qua, guardate la mia, il dito. Questo qua, quello blu per intenderci, c'è il triangolo blu e c'è un altro triangolo che è simile a lui, che è questo qua, che va fino a questo punto, va su e scende giù, d'accordo? Cosa sapete dei triangoli simili? Cioè, hanno le stesse proporzioni, no? Quindi, questo sta a questo, come questo sta a questo. Triangoli simili. Dove lo posso scrivere? Quindi ciò che questo cateto, intanto sono triangoli rettangoli, giusto? Si dice così in italiano, che hanno un angolo 90 gradi, sono triangoli rettangoli. Perché sono triangoli rettangoli? Perché abbiamo scelto di usare assi a 90 gradi, quindi ci piace Pitagora, questo è la sotto qua, fiume calcico di tutta la descrizione che faremo della geometria, c'è Pitagora, salterà fuori continuamente se siamo noi a scegliere di farlo uscire. Quindi questo cateto e questo cateto e questo è l'ipotenusa, questo cateto sta a questo come questo cateto sta a questo, quindi scriverò quello che ho appena detto a parole. Il cateto verticale blu, come abbiamo deciso di chiamarlo? Seno di teta. Quindi seno di teta sta al cateto orizzontale come il cateto verticale, in questo caso giallo, che era cosa? Questo è gesso giallo, questo è guai di usare i gessi colorati. Sta a questo, sta a questo, cioè il raggio del cerchio, che è un cerchio unitario, è 1.
Quindi questa è una dei teoremi che tutti conoscete, lo so che lo conoscete. Spero che l'abbiate già visto. Questo è uno dei teoremi della trigonometria ed è essenzialmente la similitudine di quei triangoli là, di quei due triangoli rettangoli. L'altro teorema fondamentale della trigonometria viene dal fatto che questa è la coordinata x, questa è la coordinata y e queste direzioni che abbiamo deciso di in cui abbiamo deciso di mettere l'asse x e l'asse y sono perpendicolari e che quindi questo punto dista dall'origine x quadrato più y quadrato radice quadrata, cioè l'ipotenusa qua quanto è lungo? È il raggio del cerchio che vale 1, quindi questo al quadrato più questo al quadrato vale 1, ok? Questo è praticamente tutta la trigonometria che serve in questo corso, ok? Notate come qua sotto questi due teoremi abbiamo sfruttato la perpendicolarità degli assi, abbiamo triangoli che sono rettangoli e abbiamo il teorema di Pitagora, d'accordo? Questa figura sappiatela fare, è ovvio che in base a questo dovesse essere in grado di prevedere qual è l'andamento di queste tre funzioni, quindi abbiamo seno, coseno e tangente, queste tre funzioni molto importanti, come sono queste funzioni al variare dell'angolo, eh? Come potete vedere, se il punto parte qua, la coordinata x del punto, cioè il coseno, quanto vale? 1. Quindi quando l'angolo è 0, coseno vale 1. Quando l'angolo vale pi greco mezzi, questo è pi greco mezzi, 3 quarti pi greco, 4 terzi, quando l'angolo è pi greco mezzi, cioè 90 gradi per quelli che amano i gradi, il coseno quanto vale? Il coseno è la coordinata x del punto, quando il punto è qua la coordinata x vale 0. Il seno cos'è? È la coordinata y, quando il punto è qua la coordinata y vale 1, quindi il seno di pi greco mezzi eccetera eccetera eccetera. Quando il punto è qui, quando il punto è qui quanto vale la tangente? Vale 0. Lo dovete vedere dalla figura, non da quello che pensate di ricordarvi della trigonometria. E quella è la sfida che vi sto facendo. Cercate di vedere se questa figura genera tutte le informazioni che voi credete di avere. È evidente che a furia di... quando il punto è a zero, la tangente vale a zero. Cos'è la tangente? È l'altezza di questo segmento giallo. Quindi voi dovete cercare l'intersezione della semiretta a quell'angolo con x uguale 1. Quando il punto è qua, l'intersezione è qui, quindi a coordinata y 0. Man mano che il punto si sposta sul cerchio, l'intersezione della semiretta con l'asse x uguale 1 comincia a salire, cioè la lunghezza di questo giallo cresce, cresce, cresce. Quando il punto è qui, dov'è? È qua. Quindi la tangente sta diventando grande. Quando il punto è qui, ha un angolo che è così, sono qua, tutto questo sta crescendo. Quando il punto è 89,9 gradi, dovete andare a cercare l'intersezione con questa retta qui, molto al di là della dimensione della lavagna. Sta crescendo molto rapidamente. Cos'è che quando l'angolo è a pi greco mezzi, la vostra semiretta che va dal centro al punto del cerchio che è qui è parallela a quest'asse, quella non intercetterà mai. Quando il punto è qui, questa semiretta non certo intercetterà questa retta, però in questa direzione sì. E quindi quando l'angolo, adesso il disegno è molto compromesso, forse mi conviene rifarlo. Quando il punto è qui, ovviamente come stavo dicendo non c'è nessuna intersezione con questa retta di qua, dovete andare in questa direzione per trovarla. Quindi questo angolo qui
questo angolo qui, che è un angolo maggiore di pi greco mezzi e minore di pi greco, ha una tangente. Cos'è la tangente? È la lunghezza, con segno algebrico, di questo segmento. Siccome il punto di intersezione è qua giù, la tangente dell'angolo è la coordinata y di questo punto. Questo punto ha coordinate 1, tangente di teta, per definizione. Questo punto qua ha coordinate 1, tangente di teta. Ma questo punto ha coordinate negative. E quindi vedete che la tangente di un angolo maggiore di pi greco mezzo e di minore di pi greco è negativo. Quando il punto è qua, cosa succede? Quanto vale la tangente? Zero, lo vedete dalla figura, perché l'intersezione di questo segmento con la retta è qua, e questo punto ha coordinate 1, 0, cioè 0 è il valore della tangente. Quando il punto è qui, di nuovo voi avete una tangente positiva. Quando il punto è qui, sta diventando positivo. Quando il punto è qui, è evidente che diventa, quando il punto è qui, di nuovo la tangente non è definita, sta tendendo a un valore infinitamente grande. Quando è qui, cos'è? Sarà un valore negativo. Quando è qui, quindi per angoli che sono ormai superiori a 4 terzi pi greco, quindi questo valore qua, il disegno ormai è di nuovo molto fitto, spero che non riusciate a seguirmi. Questo punto qui, dov'è l'angolo? Eccolo qua, questo è l'angolo. E qual è la tangente di quell'angolo? È questo valore qua, che è negativo. E più ci si avvicina a pi greco, a 2 pi greco, all'angolo giro, ecco che la tangente converge verso zero. Ok? Quindi dovesse essere in grado di ricostruire l'andamento delle famose figure. Coseno e seno cosa fanno? Quindi lascio a voi fare i famosi disegni, perché li faremo talmente tante volte durante il corso. Disegno del coseno e seno, l'idea di farlo già adesso mi viene già la nausea, già che stamattina la febbre non è del tutto sparita, mi sta tornando. Chi ha avuto l'influenza? Alzi la mano. Così pochi. Cambio di nuovo marcia, sto saltando un po' a macchie del leopardo, ma c'è un filo conduttore che appunto è la storia di Pitagora, della trigonometria. Parlo velocemente di funzioni. Allora, chiaramente una funzione è in qualche modo una regola ben definita che dà certi valori di x da un insieme di valori in dominio. Avete dei numeri che sono determinati in maniera non ambigua. Partendo da x riuscite a determinare in maniera non ambigua un altro valore. Quindi voi potete o avere la formula, per esempio la formula dovrebbe essere x uguale, che so, a ax quadro, no? Potresti avere la tabella, qui mettete dei valori e dei valori qua, potreste avere un grafico, vedete come sto già saltando, dalla tabella, che è un concetto facile, questo è il concetto più potente di tutti. Questo è potente, perché è più potente di questo? Perché il disegno ovviamente è limitato dalla dimensione della mia lavagna. Questo in linea di principio posso calcolare qualsiasi valore dato qualsiasi x. Questo è il più povero, perché ho solo un numero limitato di valori che posso umanamente scrivere giù. Questo è il più potente,
Questo è didatticamente molto valido. Potete questo. I matematici, quando sono matematici, quindi non sono più studenti, amano non far disegni. Quindi invece i fisici amano fare disegni, perché c'è molti messaggi vengono dal disegno. Però indubbiamente, e dobbiamo tutti riconoscere che questo è il modo più potente per descrivere una dipendenza funzionale. Un altro è quello di fare un grafico. Però quando si fa il grafico, è un concetto già molto sofisticato questo, perché si prende in eredità alcune idee cartesiane. L'idea, per esempio, visto che l'ho fatto anche senza accompagnarlo con la parola, faccio una identificazione, non so, del dominio con l'asse dei numeri reali con una retta, quindi sto in qualche modo rappresentando tutti i possibili valori della x con una retta, con un disegno di un segmento su una lavagna. Questo rappresenta il dominio della variabile dipendente, la chiamo x. I valori della variabile dipendente voglio pure rappresentarli con un segmento da disegnare sul foglio di carta sulla lavagna, e decido, un po' ispirandomi alla geometria cartesiana, di disegnarlo così. Quindi chiamo questo il valore y, e una volta che specifico la x, questa ricetta, questa è una specifica ricetta, la ricetta mi permette di calcolare la y. Quindi per un certo valore di x, la ricetta mi permette di calcolare un valore y. Quindi ci sarà un punto sul foglio di carta che avrà delle coordinate a modo di cartesio, di cui questo punto qua avrà delle coordinate, quindi una coppia ordinata, una prima coordinata che è il valore x, e la seconda coordinata, perché ho fatto quel disegno, non lo so, che è la coordinata y, dove si intende per y il valore della funzione quando x vale questo valore qui. Quindi sto usando in un certo senso tutte quelle trovate grafiche della geometria di Cartesio. Banalità, no? Certo. Allora, questa sia una funzione, eccola qua, quello che ho tracciato è il luogo di punti che soddisfano questa equazione. Analogamente a come il cerchio sulla lavagna era il luogo dei punti x quadro più y quadro uguale a 1, oppure la retta che individuava x uguale a 1 era un luogo di punti, questo è il luogo di punti sulla lavagna xy che soddisfano questa equazione. Ogni punto qui ha un certo valore di x e ha il valore di y che questa ricetta lo obbliga ad avere. Ok? Quindi il disegno è il luogo di punti che soddisfano questa equazione qua. Le x e y non sono indipendenti, ma sono legati proprio dalla funzione. Va bene. Scegliamo due, quindi questa sarà la variabile indipendente, la coordinata y è la variabile dipendente, perché sono legati in questo modo. Io fisso questo, scelgo arbitrariamente questo, e il valore di y è automaticamente bloccato. Quindi dipende da x. Allora scelgo due punti sulla coordinata, sull'asse delle variabili indipendenti, scelgo due coordinate x, questo punto qua la chiamo, che so, x1, e questo punto qua la chiamo x2. Per quei due valori della variabile indipendente vado a vedere quali saranno le variabili, i valori di y. Quindi questo è il punto sulla curva, sulla funzione, metto dentro qua x1 e mi calcolo y1, scelgo x2 e otterrò y2. Quindi questo punto qui a quota y1, questo punto qui a coordinate x2 f di x2, ok? Questo punto qua a coordinate x1 e f di x1. Va bene? Adesso questi due punti qua
chiamiamo questo il punto P2 e questo il punto P1. In qualche modo il loro pedice, la loro etichetta, nasce in ultima analisi dal pedice identificativo della variabile indipendente. Ok? Va bene? Allora, guardate questo segmento qua. Forse è il caso di cambiare colore, così si vede meglio. Ok? Allora, qual è la larghezza di questo intervallo? Adesso l'italiano mi sta venendo un po' meno adesso, quindi forse uso, come fanno i cinesi, un disegno vale mille parole, il disegno è poi più facile. Guardate cosa sto facendo, sto mettendo in evidenza un triangolo o rettangolo, magari lo faccio in giallo e eccolo qua. Ok, c'ha due cateti, è un triangolo rettangolo. Perché è rettangolo? Perché ho scelto di disegnare l'asse della variabile indipendente e l'asse della variabile dipendente a 90 gradi. Sto un po' usando la trigonometria. E ho ciò, questo triangolo rettangolo, vedete? Col cateto giallo e ipotenusa rosa. Eccolo qua. Qual è il cateto orizzontale? È la differenza tra x2 e x1, quindi chiamiamo x2 meno x1, la chiamiamo delta x. Cos'è delta x quindi? Delta x è quello che dovete aggiungere a x1 per arrivare a x2. È l'incremento che dovete aggiungere a x1 per arrivare alla nuova variabile indipendente. Con la stessa scrittura introduciamo delta y. Cos'è delta y? È questo qua. Cos'è? È quello che dovete aggiungere a y1 per arrivare a y2. Quindi, attenzione, questo incremento qua, questo delta x, è un incremento in qualche modo indipendente. Siete voi che decidete arbitrariamente di cambiare il valore di x. X è la variabile indipendente. E voi, per gioco, diletto, curiosità, pensate arbitrariamente di aumentare la variabile indipendente di una quantità che scegliete voi arbitrariamente, delta x. Che conseguenze ha? Cioè, se la variabile indipendente non è più x1 ma x2, è ovvio che la funzione vi dà un nuovo valore di y. Quindi, aver provocato un aumento di x vi induce un aumento in y. Quindi, delta y è la variazione indotta, d'accordo? Da aver variato la x. Nella figura, quindi, questo l'ipotenusa orizzontale, la variabile indipendente, ha una larghezza delta x, che quindi questo è l'incremento che voi date, che voi mentalmente immaginate di fornire alla variabile indipendente. Questo induce una variazione nella variabile dipendente. E graficamente chi è? È l'altezza di questa ipotenusa. Manca un fiato. Ok. Respiro profondo, mi manca il fiato. Faccio il blu questo perché deve essere molto chiaro che la variazione in y è indotta. Va bene? Adesso guardate questo triangolo qua. Questo, quando avete 4-5 anni e vi cade una biglia per terra, non state giocando? È strano vedere un bambino di 3, 4, 5, 6 anni che fa questi suoni che le persone della certa età emettono, è dovuto all'età, oppure il bambino è molto obeso.
triangolo, rettangolo, cateto, cateto, ipotenusa, angolo. L'artrite reumatoide, vedete che è un artrite reumatoide? Guardate queste dita qua, vedete che sono piegate. Quindi scrivere in piccolo mi fa un male cane, per quello mi riesce male a scrivere, proprio mi fa male l'età, l'età, l'entropia. Qui si ricorda cos'è l'entropia? Qualcuno l'ha mai sentito sta parola? Allora, qual è la tangente di questo angolo? Cosa abbiamo visto la definizione di tangente? Cerchio unitario. La tangente è uno dei teoremi fondamentali della trigonometria elementare, è che la tangente è il rapporto di seno su coseno. Ma cos'era il seno? Il seno era il cateto verticale, il coseno era il cateto orizzontale. E quindi il tangente di quest'angolo è questo fratto questo. Ok? Ok? Questo oggetto qua ha un nome e si chiama rapporto incrementale. È uno dei concetti più importanti della matematica, e la fisica usa il linguaggio della matematica, anche se un po' non si tratta. È sempre uno shock per i ragazzi quando vengono a fare l'esame di fisica. Il linguaggio della fisica e della matematica, senza matematica le cose che si possono dire in fisica sono quattro puttanate e poco più. Solo per dire qualcosa di profondo e qualcosa di utile e qualcosa di potente serve la matematica. Se non sapete la matematica, di cose di fisica degne di un minimo di importanza forse vi riuscite a dire due o tre cose, il resto è... sono chiacchiere un po' così. Quindi mi raccomando, non sottovalutate l'importanza della matematica. Questo si chiama rapporto incrementale. Guardate come è fatto. Questo è l'incremento che voi date alla variabile indipendente. Questo è l'incremento indotto nella variabile dipendente. Avendo deciso di aumentare il cateto orizzontale, cosa succede al cateto verticale? Il rapporto del cateto verticale su quello orizzontale è la tangente di questo angolo. Disegno. Lascio quello. Cerco di fare la stessa figura, la stessa curva, quindi più o meno ogni anno la faccio uguale, va su e poi fa così, supponete che sia la stessa. Scelgo, se volete, lo stesso punto x1 e quindi l'ho scelto, non è proprio uguale, voglio cercare di fare il più possibile, quindi è più panciuto, no? È meglio? È meglio di prima, ok. Quindi questo vuole essere il primo punto. Quello vuole essere lo stesso punto. Shhh. Eccolo qua. Ma adesso scelgo di incrementare l'x di una quantità diversa. In questo disegno avevo deciso di incrementarlo così tanto. Qua decido di incrementarlo meno, ad esempio qua. Quindi questo è il nuovo delta x. Il punto nuovo adesso è questo. Quindi chi è il punto del piano xy? Il punto originario è questo, il nuovo punto è questo qua. E quindi qual è il nuovo rapporto incrementale? Cos'è un rapporto incrementale? È un rapporto
Nel numeratore, nel denominatore c'è di quanto ho variato la variabile indipendente x, che è delta x. Nel numeratore di questo rapporto incrementale c'è di quanto la conseguenza, qual è la variazione di y per aver provocato una variazione di x. E adesso, geometricamente qual è? Dovete individuare il triangolo rettangolo. Questo è il punto P2, questo è il punto P1, questo è il cateto indipendente, questo è il cateto dipendente, indipendente, dipendente, sono molto simili, però dovete stare attenti, o almeno capire il contesto. E adesso avete le basi del triangolo, i cateti del triangolo, dovete individuare l'ipotenusa, che è questo qui. Ok? Quindi la retta rossa entro le precisioni del disegno dovrebbe avere una pendenza diversa, queste due rette, il rapporto incrementale è diverso, nonostante che la funzione sia la stessa, che la variabile x, che il punto x1 sia lo stesso. Perché il rapporto incrementale è diverso? Perché i triangoli sono diversi, ma non solo quello, il rapporto tra il cateto dipendente e il cateto indipendente è diverso. Quindi il rapporto incrementale è una cosa che per costruirlo, per calcolarlo, servono due punti, servono due valori di x e due valori di y. Servono due punti sulla lavagna, dove lavagna inteso dire il piano pseudo cartesiano, dove ho la coordinata x è la coordinata y, che è il valore della funzione. Su questo piano xy, una specie di piano di Cartesio, mi servono due punti. Ecco un punto, ecco un altro punto. Qual è il rapporto incrementale? Semplice. Pensate al triangolo rettangolo che ha la base dipendente delta x e il cateto dipendente delta y. Cos'è delta y? È y2 meno y1. Ma cos'è y2? È la funzione calcolata nel punto x2 meno la funzione calcolata nel punto x1. Quindi questo fratto questo è il rapporto incrementale. Che interpretazione geometrica ha questo rapporto incrementale? Che cazzo è? È un rapporto! E uno dice, questo è il rapporto incrementale. Shh. Ma geometricamente cos'è? Cos'è geometricamente? Mannaggia, sti numeri piccoli mi fanno morire. Questo è il rapporto incrementale. Ma cos'è? È la pendenza di quale segmento? Del segmento, o della retta se volete, del segmento che congiunge questo punto a quel punto. Quindi voi prendete di nuovo il gesso rosso e questo segmento qui, la pendenza di quel segmento, ho usato la parola pendenza e non ho detto cos'è. La prima volta non ho detto cos'è pendenza stamattina, perdonate. Il rapporto incrementale cos'è? Il rapporto incrementale è la tangente dell'angolo che questo segmento rosso forma con la direzione x. La tangente di quell'angolo si chiama pendenza del segmento. Quindi la pendenza di una strada, 5% cosa vuol dire? Quando voi vedete il cartello che c'è una strada che pende il 5%, cosa vuol dire? Che per ogni 100 metri in orizzontale, cosa fa la strada? Va su 5 metri. Quindi questa strada pende 5%. Cosa vuol dire? Che per ogni 100 metri in orizzontale lui va su di 5 metri. Ok? Questa è la pendenza. Cos'è una pendenza? È un rapporto incrementale.
quanto salite su quanto siete andati orizzontali? Quanto salite su cosa di quanto siete andati orizzontali? Questo è un rapporto incrementale. Un rapporto incrementale è una pendenza. È la tangente dell'angolo. Quale angolo? Dell'angolo che il segmento che congiunge i due punti fanno con la direzione. Quali punti? Quelli corrispondenti al punto, alla coordinata indipendente x1 e all'altra coordinata indipendente x2. Ok? Quindi questi due punti eccoli uno, ecco un altro. Rapporto incrementale, lo calcolate, se io vi do i numeri x1, x2, y1, y2, perché io vi do cos'è la f, quindi io vi do la x1, vi do la x2, vi do la f, cioè l'algoritmo, il modo in cui voi potete calcolare la coordinata dipendente, voi calcolate il rapporto incrementale. Ma io non ho tracciato la funzione, non mi serve, perché il rapporto incrementale è questo. Quindi che la funzione, ci potrebbero essere diverse funzioni che collegano questi due punti. Potrei avere questa funzione qua, potrei avere questa funzione qui, potrei avere anche la funzione più bella che ci sia, che è quella dritta. Sono tre funzioni che hanno lo stesso rapporto incrementale. Sì o no? Scelto questo valore di x1 e questo valore di x2, e quindi che questo è delta x, no? Delta x uguale a x2 meno x1. Queste tre funzioni e le infinite funzioni che passano per il punto p1 e il punto p2 hanno lo stesso rapporto incrementale. Quindi il rapporto incrementale non guarda la funzione, guarda i punti, guarda questi punti qua, guarda questo punto e questo punto qua. Un esempio caratteristico di questo è poi lo vedremo a fisica questo, di nuovo la mia solita funzione, più o meno una cosa del genere. Guardate questo punto qua, quindi sto tracciando il punto adesso. Questo punto che coordinata indipendente ha? Ha un certo valore x e la coordinata y è quello del valore della funzione in quel punto, no? Guardate questo punto qui. Qual è il rapporto incrementale? Veloce? Quant'è? Entra la precisione del disegno, coraggio! Ah, forse dal mio punto di vista... Eccolo qua. Vi aiuto? Qual è il rapporto incrementale? È zero! Giusto? Perché vale zero? Perché nonostante che io abbia cambiato la coordinata indipendente, come no? Eccolo qua, era qua, adesso è qua, la variabile indipendente non è cambiata. E il rapporto incrementale cos'è? Il rapporto incrementale è delta y su delta x. Ma la vera definizione per questo y cos'è? È f di x2 meno f di x1 fratto x2 meno x1. Questa è la definizione del rapporto incrementale. È un numero, è un rapporto, e in questo caso f di x2 è uguale a f di x1, quindi il rapporto incrementale per questa scelta di due punti sul disegno, ovvero per questa scelta dei due valori della variabile indipendente, il rapporto incrementale vale 0. Ok? È l'esempio dalla fisica classica, e che classica nel senso non quantistica, nel senso della fisica classica, nel senso che è quello che farà l'argomento di questo corso, è il concetto di velocità. E posso benissimo fare una piccola anticipazione qua, magari sull'autovalagna, se riesco a provarla, dove avrò, che so, una strada
con un'automobile coefficiente aerodinamico orribile, insomma un rettangolo che si sta spostando. La sua posizione lungo la strada la chiamerò X e si sposta nel tempo. E abbiamo il tempo che scorre e l'oggetto che si sta muovendo, la sua posizione cambia nel tempo. Quindi la posizione è in realtà una funzione del tempo. Questa scrittura qua, y uguale fx, tante volte in matematica, e penso che i miei colleghi matematici abbiano usato questa notazione, fanno, per fare molti più sventi, fanno una cosa del genere. Avete mai visto questo? Invece di scrivere y uguale fx, fanno così. L'avete visto? L'avete visto sì o no? Ok? C'è qualcuno che dice no? Farò qualcosa di molto simile alla matematica, di fisica. Invece di dire che x è una strana funzione del tempo, scriverò x in funzione del tempo. Ok? Ok? Quindi io farò il mio grafico pseudo-cartesiano, però c'è una novità qua. Perché in matematica, o anche al limite in concetti molto semplici, geometria, guardate la novità qua. Dov'è il cancellino? Prima traccio l'asse orizzontale. E l'asse orizzontale sarà il tempo, perché la variabile indipendente è il tempo. E la variabile dipendente è la posizione. Quindi traccio la variabile indipendente, come abbiamo fatto qua, nell'orizzontale, e chiamo questo l'asse dei tempi. E la variabile dipendente, cos'è sta schifezza qua? Una specie di spugna. Non oso prenderlo su. La variabile dipendente, che è lo spazio, lo metto nella verticale. Di questi famosi 90 gradi che ci piace tanto. Ok? Questo è la X. Già, qualche vittima. Ma prima la X non era nell'orizzontale. Quello che era nell'orizzontale era la variabile indipendente. Ok? E allora, al passare del tempo, l'oggetto, il veicolo, si sposta, in ogni istante del tempo avrà una certa posizione. E supponiamo che io riesco, o conosco l'algoritmo, cioè c'è proprio una formula matematica che data A, data T, mi dà la X, oppure posso catturarlo con un disegno. Facciamo una figura che sia più complicata di una quadratica, e la disegno. Oh, questa figura già l'ho già vista. Anzi, voglio accentuare il disegno, accentuarlo, voglio semplicemente fare più simile a come era prima. Questo è l'istante T1. Qual è la posizione dell'automobile istante T1? Eccolo qua. Un istante T2. Eccolo qua. Qual è la posizione della macchina negli istanti T2? Qual è il punto nel piano XT, o questo punto qui, e un altro punto che è questo qui, d'accordo? Sto riciclando l'idea di prima, va bene? Quindi questo punto nel piano spazio-tempo, piuttosto chiamarlo P1, scriviamolo per esteso, è T1, virgola, x, T1, le mie mani fanno male, T2, virgola, x, T2, mi vengono i crampi proprio qua, tenere le dita così. Rapporto incrementale. Qual è il rapporto incrementale? Il rapporto incrementale è delta y su delta x. Ma dov'è la y? Dai, non è quello. È, tra virgolette, cioè è il rapporto tra la variazione indotta nella variabile dipendente fratto la variazione nella variabile indipendente. Quindi è delta x su delta t.
giusto? Questo è il rapporto incrementale in questo contesto, è la variazione indotta fratto la variazione che voi state arbitrariamente mettendo, d'accordo? Quindi per esteso, visto che conviene scrivere per esteso, cosa intendiamo? X nell'istante t2 meno x nell'istante t1 fratto t2 meno t1. Vedete? Ho riciclato le idee della matematica, però devo stare solo attento a cosa sto facendo, cos'è un rapporto incrementale e di quanto sale. Quindi cosa fate? Fate il disegno della del piano pseudo cartesiano, variabile indipendente, variabile dipendente, individuate i vostri due punti. Chi sono i due punti? Le coordinate x dei due punti sono i valori della variabile indipendente e le coordinate y sono i corrispondenti valori della variabile dipendente. Quindi avete questo punto che ha coordinate x t1 e ha coordinate y x1. Adesso chi si perde? Si perde. Ancora qualche minuto, 5 minuti, fatemi finire. Questo oggetto qua in fisica ha un nome, si chiama velocità media. Si intende nella direzione x. Velocità media, la parola media è importante. Cos'è una velocità media? È un rapporto incrementale? Promosso. Voglio rompere le palle. Ma tra cosa? Tra la variazione della variabile dipendente fratto la variazione della variabile indipendente, corretto. Ma qual è la variabile indipendente? È il tempo. Studente, ha capito? Domanda. Stessa figura. Più o meno, entro la mia abilità a riprodurlo. Questo è l'asse dei tempi, la variabile indipendente, questa è la variabile x, la variabile dipendente. Questo è un grafico spazio-tempo. Questo è la dipendenza della posizione dal tempo, rappresentato con un grafico. Questo è la posizione spazio-tempo in questo istante, si troverà in questa posizione. Questo è un altro punto, che in un istante successivo, guarda caso, ha la stessa posizione di prima. Qual è la velocità media? Zero. Qual è il rapporto incrementale? Zero. Perché benché la variabile indipendente è cambiata, la variabile dipendente non è cambiata. E cos'è il rapporto incrementale? Cos'è la velocità media? È questa cosa qua. Se il numeratore è zero, è zero. E l'esempio classico è quello di avere una macchina fotografica che fa la fotografia di un parcheggio. Magari scatta una foto ogni ora, esattamente all'ora. E in una certa... beh, in Italia non avete i numeri di parcheggio numerati, mai capito perché... Cioè qua siamo all'università, ogni docente e assistente, o non, assistente magari no, assistente è il miglior amico dell'uomo, non ha il diritto di avere un parcheggio. Però le persone strutturate dovrebbero avere un parcheggio sul suo numero e non dover cercare il parcheggiare. Quindi c'è un... fuori dalla finestra c'è una Ferrari. A ogni ora, vedete la foto, la Ferrari è sempre là. Prendete due istantanee, una fatta a mezzogiorno, una fatta a luna. Qual è la velocità media? Zero. Ma magari quella persona, subito dopo alla scatola, fotografia, salita in macchina, ha preso la Ferrari, si è messo a girare come un matto per casino, a velocità folle, investendo carrozzine vecchie e riesce ad arrivare e parcheggia la macchina poco prima della seconda scala della foto. Nya!
la velocità media è 0. Ecco un'altra funzione. Velocità media è 0. Questa è la macchina Ferrari senza benzina, oppure gli hanno tolto la patente. Oppure in galera. La stessa velocità media. L'importante, poi ripetiamo le due, l'importante è che sia il rapporto incrementale in qualsiasi contesto, in contesto di matematico o di fisica, dipende da due valori, da due valori della variabile indipendente. Cioè voi dovete, se questo è il vostro grafico della funzione nel mondo della matematica o nel mondo della fisica, voi volete il rapporto incrementale, dovete decidere quali sono i punti. Due punti vi servono, due. Quindi la prima, dovete scegliere, il professore magari vi dà la prima. Voglio sapere la velocità, il rapporto incrementale in questo istante. Se questa è una velocità, no? E voi dite, professore, cazzo dice? È una domanda che non ha senso. Parlo come Grillo. Il rapporto incrementale, per essere calcolato, servono due istanti, non una. Quindi se il professore vi dà T1 e vi chiede qual è il rapporto incrementale, vuol dire, professore, qual è l'altro istante? Mi servono una seconda istante. E allora il professore, bravo, andiamo avanti con l'orale. Se lo studente rimane là boccheggiando con l'espressione da pesce rosso, il professore lo manda via, è una domanda trabocchetto. Lo studente sveglio deve capire la domanda, è mal posta, è incompleta. Un rapporto incrementale servono due istanti. Allora potrebbe fare lui, il professore, oh, me lo dico con questo scostato, oppure dice lo studente, mi dica lei, scelga lei un altro istante, ma comunque servono due istanti. Scelti il secondo istante, a questo punto la domanda è ben posta, perché si individua questo punto, si individua questo punto, e a questo punto voi, forti di Pitagora, pensate al triangolo rettangolo individuato da questi due punti. Con quel triangolo rettangolo avete la promozione ai vostri piedi, perché il rapporto incrementale è il rapporto da questo su quello. Velocità media? Avete bisogno di due istanti, avete bisogno di due fotografie. Se vedete una fotografia di me così e qualcuno dice qual è la velocità media del professor Luis, una foto non basta, perché potrei essere a fermo o potrei essere andando molto veloce come Bolt o come un bradipo. Voi per calcolare la velocità media avete bisogno di due foto, di me qui in questa posizione e un'altra qua. Con quelle due foto e con la distanza temporale, con la durata del tempo intercorso tra la prima foto e la seconda foto, e misurando la distanza che ho le diverse posizioni, quindi questo è la lavagna, questa è la posizione di Wyss, non so disegnare, e ecco l'altra posizione di Wyss. Questo è X2, questo è X1, quella è la velocità media, ci vediamo alle 2.